Una visuale dall'alto per mostrare come potrebbe diventare la superstrada Fano-Grosseto affiancata da una doppia linea ferroviaria. È il progetto innovativo e sostenibile di Lorenzo e Francesca Indio di Fermignano. I due architetti, fratello e sorella, hanno già illustrato in regione all'assessore Baldelli e a un responsabile tecnico di Ferrovie dello Stato l'idea e i rendering, che hanno già suscitato entusiasmo e pareri positivi sulla fattibilità dell'intervento. Francesca, quando è nata innanzitutto l'idea di realizzare questo progetto? Allora, è nata dal nostro vivere il territorio, perché ci siamo resi conto prima da studenti e poi da viaggiatori che le nostre scelte di vita sono state fortemente influenzate dalla mancanza di collegamento della nostra area. E questo ci ha portati a prediligere una scelta nord-sud principalmente rispetto alla scelta est-ovest che stiamo cercando di spingere. In un unico tracciato, ci spiega Francesca, potremmo avere questi due tipi di viabilità inserendo le opere necessarie affinché le due linee possano viaggiare in sicurezza. L'idea è quella di posizionare la doppia linea ferroviaria nella fascia di rispetto di 40 metri della E78, questo perché la E78 fa parte di un progetto definitivo progettato da ANAS e da Regione, e quindi noi vogliamo questo per avere un minor consumo di suolo e quindi di sfruttare quelle aree che sono già presenti all'interno dei PRG delle aree interessate, e quindi di avere anche un minore impatto ambientale sia per quanto riguarda l'inquinamento acustico che appunto per l'inquinamento portato dalla linea sia ferroviaria che stradale. Infatti si tratta di aree parzialmente vincolate e non edificabili. Inoltre il nuovo tracciato andrebbe a collegare tre regioni, Marche, Umbria e Toscana, andando a diminuire l'isolamento infrastrutturale sofferto dal nostro territorio. Non solo da un punto di vista dei passeggeri e del turismo, ma anche da un punto di vista di movimentazione delle merci tra i porti dell'Adriatico e del Tirreno. Inoltre avrebbe anche una grande importanza da un punto di vista ecologico, in quanto ogni treno merci sostituisce circa 40 TIR, quindi tutta la movimentazione delle merci e dei passeggeri andrebbe, oltre che ad agevolare lo spostamento, anche a diminuire proprio l'inquinamento delle nostre zone, delle nostre entroterra. Altro elemento da tenere in considerazione, prosegue Lorenzo, è che la nuova linea ferroviaria andrebbe a liberare il vecchio tracciato, sul quale quindi si potrebbe realizzare una pista ciclabile. Allora, noi abbiamo portato il progetto a chi di dovere e a questo punto diventa una scelta politica, perché la rilevanza non è più regionale ma diventa di rilevanza nazionale e soprattutto europea, facendo parte di una linea di collegamento transeuropea tra i Balcani e la Spagna per la movimentazione delle merci.